Ragazzuole, buon pomeriggio. Io ormai i vlog li faccio praticamente quando faccio solo notte. Vabbè, comunque sia, nonostante, perdonatemi questo aspetto orribile, oggi è l'aspettate che non mi ricordo neanche più. È mercoledì 9. E niente, cerco di riassumervi perché volevo fare un weekly vlog, ma ovviamente non sono riuscita a fare niente. Lunedì 7 non sono andata in tirocinio perché per la prima volta dopo tipo un sacco di, veramente di mesi, sono ritornata proprio dentro l'università fisicamente. Abbiamo fatto, io ero stata assegnata, insomma, mi ero assegnata il 7 di settembre. Ho fatto il corso del BLSD e niente, insomma, sono stata certificata, per fortuna l'ho passato, è andato tutto bene. Ho imparato a fare le compressioni toraciche, ragazzi. Alla fine è veramente come fare palestra, perché per tutta la giornata abbiamo fatto casi con appunto sempre il manichino, tu ti immaginavi il caso e poi tu seguivi tutta la procedura. Martedì invece, ovviamente ero rimasta da Marco lunedì sera, martedì appunto sono rimasta su da lui e a pranzo abbiamo mangiato veramente, è praticamente il mio piatto preferito che fa lui, sono le farfalle con la crema di piselli e piselli. Tra l'altro, prima di andare in tirocinio mi sono pure sentita male in tutto ciò, perché diciamo che da quando è ritornato io ho iniziato a mangiare come non so cosa. E insomma, stavo rischiando addirittura di avvisare all'ultimo non andare in tirocinio, perché cioè stavo proprio malissimo di stomaco, ma di un male, infatti non so minimamente come io abbia recuperato. Martedì appunto, quindi ieri l'8 di settembre è stato il nostro anniversario e subito dopo tirocinio, insomma, siamo andati a mangiare sushi. Amo. Ti amo. Per chi è delle zone brianzole, insomma, quelle zone lì un po' così, noi diciamo che il nostro sushi preferito in assoluto è l'Umami a Seregno. So che hanno anche varie catene, se non mi sbaglio, anche qua a Milano. Ovviamente il martedì mattina, no, in realtà nemmeno il martedì mattina perché il lunedì pomeriggio ci siamo scambiati i regali e lui mi ha fatto due regali stupendi, un quadretto che adesso vi faccio vedere, anzi. È lì, l'ho schiaffato là, in realtà devo levare i due quadretti a lato perché ci stanno malissimo, ma adesso in questo momento non ho tempo, però avevo voglia di appenderlo immediatamente. E poi in realtà mi ha regalato anche un quadretto che penso che vi farò vedere domani, che è praticamente un puzzle di metà della mia faccia e metà della sua, un collage che io avevo fatto, che c'è, ho anche come immagine copertina delle mie storie in evidenza, insomma, di me e di Marco. Io invece gli ho preso un paio di guanti della Tucano serie, insomma, per la moto, che spero riuscirò ad utilizzare, insomma, in questo periodo qui. E niente, quindi oggi ho di nuovo notte. Ho due notti consecutive, però non doppia notte di fila, cioè ho tipo notte smonto riposo, poi notte smonto riposo riposo. Perciò ho deciso che oggi fino a praticamente domenica, nonostante non sia proprio una weekly, ho intenzione di vloggare perché comunque alla fine di fatto ho due turni e poi appunto sono tra virgolette free. Diciamo così. Volevo farvi vedere questo sito qui, pure lei si chiama, in cui ho preso praticamente questa collanina che vi farò vedere poi una volta indossata, che secondo me è stupenda, è una catenina corta, simile a quella alle mie come si dice, con i cerchietti fatti così, però vedete che è piccolissima. E niente, questa qui appunto l'ho comprata con un codice sconto che Giorgia Turk aveva messo appunto su Instagram. Di domenica praticamente questo sito qui spedisce con le spese di spedizione gratis. Quindi, insomma, se vi interessa vi consiglio tantissimo di andare a vedere il sito. Ci tenevo a farvelo vedere, insomma. Altra cosa che ci tenevo a farvi vedere, questo qui è la mia nuova agenda. In realtà ho già fatto appunto dei video a riguardo, quindi insomma poi vedrete tutto quanto. Adesso devo capire quanto verrà lungo nel montaggio. Devo farvi vedere per bene il quadretto, guardate che bello, l'ha fatto fare Marco e in realtà non so nemmeno dove. Poi domani, dato che comunque tanto vado da lui, vi faccio vedere anche quello lì a puzzle che è stupendo. E niente ragazzuole, quindi detto ciò io vado anche a farmi una doccia. Caffè numero 1. Con questa pessima inquadratura, vi dico sempre che io alle 5 e mezza e alle 7 meno un quarto mi prendo sempre caffè. Allora, io sono arrivata, sto cercando di mettere sta benedetta mascherina che tanto toglierò perché ho sulla nella nello spogliatoio la FFP2.
per fortuna. E niente, insomma, basta, vado a fare la notte, sono le 7:30, in realtà devo cambiare la divisa, però, cioè, quindi devo trasferire tutti i miei aggeggini che ci sono dentro, quindi ho fatto bene a venire prima. Buongiorno, ciao amore. Ciao. Amore, ma hai Parole il piano. puzzle? Dopo lo facciamo. Smonto dalla notte. Chef Bruno. Chef. Amore, sì. Chef. Buono. Cos'è? Salmone affumicato, granella di pistacchio. Filadelfia e limone. E limone. Amore, Cina. Questa è proprio la classica cena. Buongiorno, oggi è venerdì. Guardate che bello il campanile. Io adoro questo balconcino, vi giuro. Evito di farmi vedere perché sono orribile. Buongiorno, allora, rieccomi. Niente, sì, ho sempre comunque una faccia schifata, veramente, cioè, è orribile la mia faccia, ma sto tornando a Milano, che ho sistemato un po' in realtà a casa di Marco perché ieri sera abbiamo lasciato un caos, che poi siamo dovuti andare a letto perché sennò, cioè, lui aveva doppio turno oggi, quindi doveva dormire. Questo, io sono di riposo, ma adesso torno a Milano che devo fare un sacco di cose. Sono praticamente le 3:30, sabato 12 settembre. Scusatemi se non ho più vloggato, però io adesso sto andando a dormire un pochettino e perché ho la notte. Strano, ormai ho solo notte, vabbè, lasciamo perdere. Niente, però ne ho solo una, non ho la doppia. E domani che è domenica 13 smonto e lunedì in realtà ho una roba in università, però sempre da remoto. E martedì anche sono a casa e poi riprenderò mercoledì. Filmo, insomma, fino a domenica ancora questo vlog. Mi tengo un attimo compagnia, però adesso devo andare a dormire. Stamattina ho praticamente solo scritto l'elaborato del tirocinio, come una pazza psicopatica. Buongiorno ragazzuoli, allora oggi è domenica, io mamma mia ho fatto la cipolla per tutta la notte, ho dei capelli che fanno veramente veramente schifo, cioè e nonostante tutto me li sono lavati ieri, vabbè, comunque la notte in realtà è andata anche quasi tranquilla rispetto all'altra che ho fatto, quindi veramente cioè sono quasi stupita, mi è sembrata tra virgolette, sembra comunque sempre una notte, mi è sembrata quasi leggera. E in realtà appunto mi fermo su da Marco, solo che lui stamattina aveva primo, c'era quindi è in turno, perciò cioè, lo vedrò oggi pomeriggio e io ne approfitto, andrò a dormire un pochettino, poi devo un po' scrivere il mio elaborato del tirocinio che faccio sempre e quindi non lo so, magari non dormo proprio tutta la mattina, boh, adesso vedo. Cena, ciao amore, ti amo. Ti amo. Speriamo che sia buono. Sì, sento l'odore è buono. Oddio, scotto stampinese. Prova ad aprire. Vai. Ma sono uguali, ne? Sì. Wow, zac, zac. Vabbè, ok, buon appetito. Buongiorno. Allora, volevo concludere un attimo il vlog in un'altra anche location. Sono ancora qua a casa di Marco, ma adesso me ne vado perché ho l'attività tutoriale, quindi cioè ho una roba da fare in università.
Niente, quindi torno a Milano in teoria alle 9, spero infatti di essere in tempo. Comunque, insomma, salopettisi, magliettina che avevo preso a New York in un outlet, vecchi, cioè in realtà è di mia madre, ma tipo a lei non va più, non le piace perché dice che è troppo aderente, quindi me la sono buccata io. E le scarpe, niente, adesso non ho niente, però sono terrò sempre le stesse, le Superstar, le Adidas. E niente, volevo concludere appunto il vlog perché alla fine sapete che io quando sono su da Marco comunque mi perdo. Ah, e basta, insomma. Spero che comunque vi abbia tenuto compagnia. Diciamo che per 2 notti di fila, sempre notte, è dura perché vivere al contrario non è proprio piacevole, però vabbè, si fa anche quello. In realtà ho imparato un po' ad apprezzarle anche le notti. Spero di montare il più presto questo vlog per mettervelo online. E baci. Peace.